Buongiorno parfumaniache, buongiorno parfumaniaci. Mi scuso subitissimo per la voce, perché la mia benedettissima allergia alla parietaria mi sta veramente tartassando. Ho appena preso un antistaminico, ma come sentite mi rimane questa voce un po' da Topo Gigio e quindi dovrete sopportarmi così. Però l'argomento sarà sicuramente interessante. Lo vediamo tra poco. Io sono Raffaella e questo è sempre Parfumaniac. Oggi vorrei vedere con voi una categoria così un po' diversa, nel senso, molto spesso e a molti di noi piacciono i profumi delicati. Delicati. C'è quella categoria di pulitoni, morbidi che però abbiamo già toccato più volte. I profumi che voglio vedere oggi insieme a voi sono profumi delicati, sì, ma di grande carattere. Sono quei delicati, definiamoli alfa. Perché? Perché comunque, nonostante abbiano un'indole delicata, in realtà, attraverso quella che è un po', l'espressione della loro essenza, si impongono. E inizierei subito con il più low cost di tutti, che conoscete, credo, anche probabilmente in cima al cucuzzolo dell'ultima montagna dell'Asia. Sto parlando di Tesori d'Oriente, Byzantium, che è questa creazione appunto nota a tutti. Non c'è neppure bisogno di spruzzarla perché si sente già così, che è innanzitutto presente sul mercato da 8 anni, 2016. Abbiamo una fragranza floreale orientale che ci riporta appunto alla corte di Bisanzio, con così un viaggio sicuramente un po' da film nella nostra testa, almeno nella mia, perché è un profumo decisamente avvolgente, decisamente così, con questa caratteristica da sogno quasi, che ci porta appunto, ci fa fare un salto indietro nel tempo, magari nei tepidarium, in un bagno turco, insomma, ci dà veramente un'idea di essere in un altro tempo, a coccolarci, a stare bene, tra magari appunto le mura di un palazzo, in una stanza così appunto le antiche spa dove vediamo esserci dei mosaici bellissimi. Questa probabilmente è la loro idea di partenza, no? Perlomeno. Qua abbiamo un profumo che si fa decisamente sentire nonostante la delicatezza, che prevede in piramide la mandorla, la mimosa, l'eliotropio, il labdano, la vaniglia, la fava di cacao, il muschio bianco, il balsamo del Perù, insomma, abbiamo davvero tante tante componenti che vanno a fare di questo profumo una meraviglia low cost. Questo è Byzantium di Tesori d'Oriente. Saliamo un pochettino e entriamo in casa di Nicolai Parfumeur Créateur. Quindi siamo in Francia, lo facciamo con Kiss Me Intense. Kiss Me Intense è questa fragranza che appunto, probabilmente anche dal nome, deduco io, voglia ricordare un po' quello che può essere un bacio, vuole ricordare quello che è il momento, quel momento tra appunto due labbra che si incontrano e quella sensazione regalata invece molto spesso da
dai rossetti, quindi quella sensazione un po' più pudrea, un po' più simile a violetta e iris di solito, come, come appunto elementi presenti in piramide. Qua abbiamo una vaniglia, un orientale vanigliato da donne, che ha in apertura sempre la mandorla, l'anice e il limone a scendere, l'eliotropio, l'ylang ylang, il gelsomino, la cannella, il fiore d'arancio. Sul fondo troviamo la vaniglia, il muschio e l'opoponax. Qui abbiamo un poudré lievemente, non gourmand, ma con quella sensazione un po' più dolcina. Questa vaniglia che gioca molto con degli elementi speziati e lo rende davvero, appunto abbiamo l'anice qua, un anice ben presente, una cannella ben presente, un opoponax ben presente, che vanno a giocare appunto con altri elementi decisamente più morbidi. È sicuramente un profumo non scontato, appunto delicato, ma non troppo. O meglio, fa della sua delicatezza appunto la sua essenza. Questo è Kiss Me Intense di Nicolai Créateur Parfumeur o Parfumeur Créateur. Passiamo ad una creazione tutta italiana di Giardini Toscana, ancora nella loro confezione di qualche anno fa, quando ancora i profumi avevano un prezzo decisamente diverso. Sto parlando di, se non sbaglio, intorno alle mi sembra che costassero intorno a 85 euro, 85-90, e i flaconi erano ancora nella loro, così, nel loro pack in legno e con un sacchettino in tessuto sintetico in questo caso e la boccetta in alluminio. Qui abbiamo una fragranza che veramente io ho letto di ogni su questo profumo, che io trovo invece estremamente piacevole, estremamente di carattere, nonostante sia appunto abbia un'anima tutto sommato delicata. È una fragranza orientale floreale, il naso è sempre quello di naturalmente Silvia Martinelli. Abbiamo un'apertura fresca, frizzante con bergamotto, frangipane e pepe rosa. A scendere la mandorla e la vaniglia, sul fondo troviamo il muschio e l'ambroxan. Quindi qua abbiamo questa sensazione polverosa, muschiata, vanigliata, che strizza l'occhio al borotalco, ma borotalco non è. Cioè, la sensazione è decisamente talcata, molto talcata. Ma poi abbiamo degli altri elementi che appunto danno una spinta, danno più carattere e lo trasformano appunto in questo delicatone, però di bella presenza. È un profumo che a me fa venire in mente, forse ve l'avevo già detto, le mura delle case di Chefchaouen in Marocco, proprio perché sono blu, è il paese blu appunto. Ho visto che questo profumo è spesso associato aperitivo a Milano in Porta Nuova di Trussardi. Non sono molto d'accordo, ce l'ho e li trovo un po' diversi. Qui l'effetto borotalco è molto più forte. Invece in Trussardi abbiamo una mandorla che si veste quasi in maniera gourmand, molto più calda. Entrambi bellissimi, ma secondo me non c'entrano niente. Questo è Giardini Toscana Blu. Passiamo ad un'altra fragranza decisamente particolare, che io mi sento di indicare per primavera, estate e autunno. È molto particolare nel, così, nel, come dire, nell'espressione di sé.
E sicuramente questo brand fa appunto delle creazioni non banali. Sto parlando di Francesca Dell'Oro e qui abbiamo Lullaby. Lullaby è una fragranza appunto creata nel 2013, floreale fruttata, che ha in sé appunto questa gentilezza inaspettata e molto variegata. Qui abbiamo in apertura tantissima frutta come il cocco, il bergamotto, la pesca, la banana, la mela. A scendere troviamo tanti fiori, tra cui la gardenia di Tahiti, il giglio, l'iris, lo smanto e l'ibisco. Sul fondo troviamo la vaniglia, il muschio, l'ambra grigia, la davana, la quercia e la panna montata. È un profumo veramente che mi mette sempre in crisi perché è difficilissimo da descrivere. È un sussurro fruttato, lievemente dolce, muschiato, polveroso in maniera incredibile e con questa parte però floreale che non diventa mai troppo bianca. Quindi manteniamo così una sensazione davvero fruttata, dove il cocco in realtà è un cocco che viene spento, che viene rivisitato da altri elementi. Sicuramente è abbastanza cremosa, quindi qua abbiamo una presenza delicata ma unica e importante nel suo genere, da provare perché è veramente un profumo molto molto particolare. Questo è Lullaby di Francesca Dell'Oro. Passiamo all'ultima creazione che io ho in sample perché non rientra appieno in quelle che sono i miei gusti. Lo posso indossare sì, ma a piccole dosi. Sto parlando di Touche Finale di Jouvence Paris. Touche Finale è un profumo dedicato appunto al tocco finale che l'artista dà alla sua opera. E in questo caso il tocco finale di ogni persona, di ogni individuo, è magari appunto quando anche noi pensiamo a quando usciamo, quando ci dobbiamo preparare, a metterci il profumo come tocco finale. A me viene in mente anche in realtà il tocco finale della donna davanti allo specchio, che può essere magari il rossetto. Questa fragranza è una fragranza tra il polveroso e il gourmand. Non entra mai però in un territorio gourmand spinto o estremamente dichiarato. Qui abbiamo una fragranza che è stata creata nel 2006 dal naso di Vanina Muracciole. È appunto un naso mezzo corso, mezzo italiano, quindi il nome è decisamente italiano. Naturalmente i francesi trasformeranno il suo cognome. E qui abbiamo appunto un profumo che viaggia tra diversi elementi estremamente polverosi, come la foglia della violetta e la mimosa, accompagnati dal gelsomino, dal cedro, dall'eliotropio, da un fondo di musk e legno di sandalo. È davvero un profumo con sentori di altri tempi, però anche un piede così nel presente. Non diventa mai troppo retro questo profumo. Lo ri rimanda al passato, quindi ha un che di vintage, ma non lo è mai troppo. È sicuramente un profumo molto riconoscibile, delicato, ma di gran carattere al tempo stesso. Questo è Touche Finale di Jouvence. E io ho finito con quelli che sono appunto i miei delicati ma di carattere,
Naturalmente ci sarà tempo per vedere anche gli altri delicati che piacciono tantissimo a molti, molti di voi. Fatemi sapere se anche voi avete in collezione, o tra appunto i vostri profumi, qualcosa che sia appunto molto molto delicato, ma come idea, ma che poi così nell'indossarlo invece diventa una fragranza decisamente ben presente. Intanto vi invito a mettere un bel like al video, iscrivervi al canale e ci vediamo prestissimo con tante altre fragranze, tutte da scoprire. Ciao, un bacio!